Siamo prontissimi per presentarvi una puntata tutta nuova dei Paesi delle Meraviglie, in cui ci saranno davvero tante novità da scoprire e sarà una puntata, come vedete, immersa nella natura e nel verde. Partiamo! Benvenuti a tutti, siamo felici quest'oggi di introdurvi ad una nuova puntata, un nuovo viaggio di scoperta che segna l'inizio anche di un nuovo ciclo di trasmissioni che abbiamo pensato per voi, una serie di trasmissioni che sarà dedicata prevalentemente al benessere, alla salute, due elementi che derivano dal contatto con la natura. Per farlo noi oggi scopriremo con voi un'esperienza davvero particolare e unica. Andiamo! Forza, scendere! Avanti, popolo! Ti prendo! Eccoci, siamo giunti a destinazione. Ci troviamo sulle colline sopra Bologna per conoscere insieme un'esperienza italianissima di Nature Kindergarten, ossia scuola nel bosco. Dietro di me ci sono i bambini di una scuola materna e oggi noi li seguiremo in questa bellissima esperienza nella natura. Dobbiamo controllare se ha mangiato la buccia della mia banana. Gli abbiamo lasciato anche un po' di pastura per questi cinghiali. E poi vi ricordate che abbiamo scoperto che il cinghiale ha due zanne con cui scava sottoterra per cercare la palpa. Oggi andiamo a cercare la palpa della volpe. In questo periodo la volpe ha i piccoli. E sapete cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che le volpi vanno in giro un po' per il parco, ma anche si avvicinano alle case a rubare qualche Gallina. giocattolo, qualche No. scarpa da Ah, portare ai loro piccoli, come tipo le case perché ladre? i piccoli giocano con molti materiali che trovano in natura, ma quando la volpe mamma vede ad esempio una scarpa, spesso la porta alla tana e quindi quando si vede un buco, qualcosa di un po' sospetto e vicino c'è qualche strano o giocattolo, scarpotto vecchio, pezzettino, magliettina, è possibile. Finding a way to change.
I still a couple of things I regret. That's why I'm fighting away the tears, fighting away the tears, holding on for years, fighting away the tears. My tears fall like raindrops, the years pass like pills pop, like smoke in my eye, like pigs, they don't fly. Diamo qualche ulteriore coordinata del nostro viaggio. In questo momento stiamo seguendo i bambini della scuola dell'infanzia Anna Frank di Bologna, come vi ho già anticipato, nel loro percorso di conoscenza della natura. Ci troviamo esattamente nel parco della Villa Ghigi, un parco in cui non sono ammesse ovviamente le automobili, per cui noi ci siamo dotati di questo carretto per poterli seguire con le nostre attrezzature. Andiamo! Piacere di incontrare Irene Salvaterra, che è la coordinatrice del progetto Scuola nel Bosco, un progetto che è abbastanza unico in Italia e che ha degli obiettivi che per noi sono un po' strani, non sono consueti perlomeno. Che cosa si vuole fare con questo progetto? Il progetto della Scuola nel Bosco nasce, intanto faccio un piccolo excursus, nel 2011 ed è stato cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. L'idea iniziale era proprio, cioè è nato dalla consapevolezza che i bimbi stanno sempre meno tempo in un ambiente naturale, hanno poche occasioni per conoscere la natura da vicino, eppure a Bologna e nella provincia ci sono molte aree verdi, quindi non è tanto un problema di aree verdi, è proprio un problema di cambiamento degli stili di vita. Ci siamo fatti ispirare da diverse esperienze, soprattutto del centro e del nord Europa, e abbiamo cercato però di contestualizzarle con il contesto in cui ci troviamo. Diciamo che la caratteristica principale del progetto è proprio quella di porre al centro della crescita del bambino il contatto con la natura, un contatto costante. Quindi diciamo che questa idea parte nel bosco, dove i bambini vengono e trascorrono delle giornate immersi nella natura, ma prosegue nei loro giardini scolastici, perché è proprio nei giardini scolastici che i bambini incontrano quotidianamente la natura. Il bosco è un ambiente straordinario, proprio di apprendimento. Diciamo che col progetto della scuola del bosco si vuole proprio incoraggiare il gioco all'aria aperta e l'esplorazione sensoriale con gli elementi della natura. Quindi i bambini, qual è la routine di questi bambini? Stanno con voi 3 giorni? Possono stare 3 giorni, qualcuno ci sta di più, possibilmente di seguito, qualcuno torna anche in stagioni diverse per vedere il cambiamento. Loro sono liberi di esplorare, però la giornata è scandita da una routine. Al mattino ci si incontra, si saluta al bosco, si ascolta il bosco che ci saluta e poi si decide un po' il programma. Il momento del pranzo è molto importante, stiamo seduti a terra, facciamo un piccolo ringraziamento alla natura, costruiamo un centro tavola e poi ognuno mangia con le mani naturalmente il menù del bosco. Se ci sono degli avanzi li andiamo a portare alle galline e poi c'è un momento di relax con i più piccoli, facciamo la nanna perché vengono anche i bambini del nido qua, quindi hanno bisogno di dormire il pomeriggio. I più grandi invece continuano liberamente le loro esplorazioni. Al pomeriggio si ritorna verso il parcheggio, si fa di nuovo il cerchio del saluto e si saluta il bosco e ci si rivede il giorno dopo.
Quindi, insomma, per questi bambini sono 3 giorni assolutamente pieni di scoperte. Hanno anche, si portano addosso le medaglie, le si possono dire così. Sono piccoli graffi che a cui si incorre quando si ha un rapporto così diretto con la natura. Però viene insegnato anche ai bambini, anche agli adulti, ai genitori, di non aver paura della piccola ferita, di non aver paura del pantalone o della scarpa sporca. Certo. Io credo che sia importante che i bambini abbiano la possibilità di valutare anche il rischio. Stando in natura, i bambini alcune volte hanno paura e hanno timore, altre volte vincono le loro paure, per cui valutano: posso farlo, non posso farlo, alle volte va bene, alle volte va male, ma così imparano. È l'esperienza con la natura che li rende anche autonomi, e questo accresce anche moltissimo l'autostima che il bambino ha di sé. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Succede che abbiamo scoperto che c'è una casetta nel bosco, una casetta lasciata da qualcuno, e vogliamo andare a scoprire meglio dov'è. Lui solo conosce la strada. Tu la conosci? Sì. Bene. Però noi sappiamo che ci sono 2 regole che dovete sempre seguire. Il picchio. Cosa succede quando suona il picchio? Dobbiamo venire subito dal picchio. Ah, quindi bisogna raggrupparsi. Poi l'altra regola, io ne ho sentito un'altra. Bisogna avere sempre di vista una maestra. Un adulto, sì. Quindi bisogna sempre stare vicino agli adulti, a vederli, contatto visivo con gli adulti, certo, vero? Perché loro sono liberi, possono fare tutte le cose che, diciamo, vogliono, possono muoversi, correre, esplorare, raccogliere i materiali naturali, costruire, giocare, divertirsi tantissimo. Noi non abbiamo arrampicarsi, muoversi. Tu ti sei arrampicato? Io sono arrampicato sull'albero, sulla montagna della pecora. Arrampicato, caspita, hai fatto tanta fatica oggi allora. Anch'io. Anche tu ti sei arrampicata? Anch'io. Tutti anch'io. Si sono arrampicati, ma io vi ho visto mentre vi scalavate le montagne di questo parco. Si sono anche graffiati, è vero? Ma, fammi vedere. Caspita. Delle medaglie qua. Io non al valore. Allora andiamo nella casetta, nella capanna. Andiamo, noi veniamo con voi, vi seguiamo. Seguiamo tutti Irene. Allora, c'è tutti con Irene. Andiamo. No, lo devo tenere io, tesoro. Ciao. Ci siamo arrampicati fino alla casetta. Sono giornate piene di attività per questi bimbi. Sì, moltissimo. Sono bimbi molto entusiasti del contatto con la natura. È un po' un percorso che stiamo facendo da un po' di anni con loro, perché a loro piace moltissimo il contatto. Poi per i bambini è fondamentale vivere, rotolare con la terra e fare queste cose. E noi facciamo questo progetto di outdoor education che è già da un po' a scuola, e
per loro questo è il culmine del divertimento, perché proprio vedono com'è il bosco, insomma. Ecco, la cosa bella è che vediamo tutti i bambini che sono lasciati in uno stato di libertà controllata, sì, insomma. Sì, sì. Ecco, qui c'è una manina che spunta dal basso di Mattia, che si è appassionato al microfono. Sì, sì. E hanno tutti comunque la libertà di esplorare, vedere, raccogliere oggetti, fiori. Raccogliere oggetti e fiori, che è un'attività bellissima per sì, loro. Li osservano molto, e anche proprio con, facciamo anche in classe un'attività un pochino più scientifica, diciamo, di osservare il seme che è diviso in due, parlare, appena appena accennati, e quindi questa cosa li porta a incuriosirsi ancora di più verso altre specie che non hanno visto, quindi fanno ancora più domande ed è molto bella la loro curiosità. E sono bimbi particolarmente interessati, è loro proprio di famiglia, diciamo. Dobbiamo provare a sentire anche dai bambini che cosa hanno scoperto di questa giornata. Tu sei qui vicino, Anna, noi abbiamo chiacchierato un po' questa mattina, hai voglia di raccontarmi, vieni qui vicino a me, hai voglia di raccontarmi un po' che cosa ti è piaciuto, che cosa hai visto che ti è piaciuto oggi? Mi è piaciuto quando mi ha visto la volpe. Avete visto la volpe? E com'era? Era con i peli rossi sulla coda. E anche pelosa. Poi ci hanno detto che aveva i piccoli non li abbiamo visti, però i piccoli non c'erano. Però c'erano in giro nella tana, forse. Ma hanno rubato la mamma volpe ha rubato qualcosa, lui si sta rubando, c'è delle due foglie. Ah, e hai trovato qualcosa di strano oggi? Cosa hai trovato? Delle zampe, che erano proprio delle volpi, che andavano con il fuso, io ho visto la casa. Ah, caspita, hai raccolto anche un po' di fiori? Li ho messi dentro la casetta. Dentro la casetta. Ma qui abbiamo visto che tutti un po' si sono arrampicati. Hai qualche graffietto, qualche medaglia anche tu della giornata? Però non fa tanto male. No. Ti sei divertita quindi? Molto. Allora, dietro di te c'è un tuo compagno. Ciao. Tu come ti chiami? Federico. Ciao Federico. Mi spieghi un po' che cosa hai visto di bello oggi? Ho visto una tana di volpe. Questa cosa vi ha impressionato tutti oggi? No, la volpe non c'era. Non c'era? Solo la tana. E poi che cosa hai fatto? Mi racconti un po' cosa hai fatto quest'oggi? Hai colto qualcosa di particolare nel bosco? Un guscio di lumaca grande. Ah, l'ho visto nel cesto il tuo guscio di lumaca, l'hai trovato questa mattina. E l'hai messo nel cesto insieme a tutte le altre cose che avete trovato. E poi basta. Ti ricordi quali sono le regole del parco di questa giornata? Il picchio, come funziona? Che quando suona si può fare o silenzio oppure si va subito dal picchio. Quindi è molto importante seguire il picchio. Sì. Noi ci siamo seduti, oggi c'è anche un po' di fango, però non ci interessa tanto sporcarci, perché l'importante è imparare dalla natura e giocare. Che cosa hai visto che ti è piaciuto tanto oggi? Mi è piaciuto ieri molto, perché al mattino siamo scappati dalla mesta, andavamo su sulle montagne e... E poi, amica? E poi ci eravamo quasi persi perché non trovavamo più dove erano gli altri. Vi siete quasi persi, però eravate con la maestra. Sì, con la maestra Giuliana. Irene, questa è una delle attività che si svolge durante questi tre giorni con i bambini. Che cosa serve questa attività? Allora, noi diciamo che è un'attività che i bambini gestiscono autonomamente. Noi li portiamo nel bosco perché il bosco è un laboratorio di apprendimento e di autoapprendimento molto interessante. Tanto il bosco stimola proprio i sensi, perché è un ambiente che ci avvolge, è sotto, sopra di noi, è un ambiente che stimola la scoperta, l'esplorazione e anche, come abbiamo visto prima, proprio l'apprendimento cooperativo. I bambini si trovano sempre a dover affrontare delle difficoltà e quindi vengono stimolati a trovare delle soluzioni via via diverse. Ecco, adesso c'è il crollo. Abbiamo assistito al crollo della casetta che
stavamo costruendo, insomma. Ma questa è comunque un aspetto interessante, perché dopo i bambini la ricostruiranno. È difficile questo approccio anche per le maestre, nel senso che devono uscire dai confini scolastici e comunque lasciare liberi questi bambini. Assolutamente, infatti le insegnanti vengono formate. Quando abbiamo avviato questo progetto nel 2011 è stato fatto un corso di formazione che è stato abbastanza lungo e ha coinvolto dai coordinatori pedagogici alle DAD, al personale, agli insegnanti, agli educatori ambientali, proprio perché insieme si è cercato di superare anche delle paure che erano legate al fatto di lasciare i bambini ad un approccio estremamente libero in un ambiente naturale. L'importante è che la relazione educativa continui nel bosco. Le insegnanti non si impongono, l'educatore ambientale non racconta le cose, ma sostiene i bambini nella scoperta e li accompagna. E quindi è davvero importante non avere delle attività programmate, ma lasciare che i bambini assecondino la loro curiosità e il loro istinto e possano scoprire liberamente la natura. Questa nostra giornata insieme ai bimbi stiamo imparando a conoscere con loro le bellezze della natura, le bellezze di questo posto, e abbiamo qui vicino a noi una delle guide che li conduce in queste meravigliose scoperte. Siamo con Paolo Donati, che è agronomo nonché educatore ambientale. Ecco, quali sono le scoperte davanti alle quali i bambini rimangono sempre più meravigliati? Bene, in realtà quello che io credo è che noi davvero dobbiamo osservare i bambini quando sono in mezzo alla natura e cercare di raccogliere da loro una serie di insegnamenti. Quello che loro sono capaci di fare è di stupirsi, di meravigliarsi rispetto a tutte le cose, tutte le magnificenze che la natura è in grado di raccontare. Una cosa importantissima è che la natura è in continuo divenire, e quindi lo stesso posto sarà in grado di regalare ogni volta delle sorprese, però dobbiamo un po' allenarci a scoprirle, e in questi bambini sono davvero molto molto più bravi di noi. E quindi può essere l'insetto, può essere il nuovo fiore che è comparso, può essere il rumore del vento. E quello che credo noi adulti dobbiamo imparare è che in realtà rispetto a questa cosa abbiamo davvero poco da insegnare e tanto da apprendere. C'è tanto da imparare dai bambini, però anche i bambini immagino impareranno moltissimo anche in merito ai nomi dei fiori, ai nomi degli insetti. Imparano a conoscere forse una natura che noi adulti, cittadini, conosciamo un po' meno, a partire per esempio dalle essenze arboree che magari non sappiamo più riconoscere. Sì, sì, sì. Moltissimo dipende dalla fascia di età. A me capita di lavorare dai bimbi di 2 anni del nido fino agli adulti, ovviamente. E quello che credo sia il cuore del mio lavoro è proprio far passare questa meraviglia che abbiamo intorno. Quasi non sembra vero che a pochi minuti di macchina dalle strade con percorse da auto ci sia questa oasi verde, sembra quasi magico. Sì, siamo in linea d'aria a meno di 2 chilometri da Piazza Maggiore. E infatti io qui ho il privilegio di vedere proprio davanti ai miei occhi il centro rosso di Bologna. E sì, 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 questo aspetto è importante. L'importanza e la bellezza di questo posto è molto legata alla storia che ha avuto.
perché era una tenuta privata fino all'inizio degli anni 70, è diventato parco pubblico nel 75. Nel corso dei secoli si sono in qualche modo stratificate e sedimentati usi diversi, per cui a distanza di poche decine di metri troviamo zone naturali, un ruscello, dei boschi con anche degli esemplari di querce plurisecolari, ma anche troviamo i segni di un'agricoltura molto più attenta e sostenibile. E abbiamo ancora la fortuna che all'interno del parco vivono delle persone che hanno curato questa tenuta per decenni. E tutto questo ha dato vita a un luogo estremamente ricco. Grazie Paolo, ti lasciamo tornare alla tua attività e noi torniamo a seguire i bambini e vedere che cosa stanno imparando adesso. Grazie a voi. Siamo ancora nel parco della Fondazione Villa Ghigi, un parco molto esteso all'interno del quale si sviluppano anche in contemporanea diversi progetti e per parlare di un progetto tutto diverso rispetto a quello che vi abbiamo anticipato, di cui abbiamo parlato dei bambini, siamo in compagnia di Valentina Bergonzoni, che è una collaboratrice della Fondazione Naturalista e responsabile del progetto Natura e Cura, tramite la quale noi parleremo di ortoterapia. Di che cosa si tratta? Allora, questo è un orto didattico, è un orto che è nato inizialmente per fare attività con le scuole. Questo parco ha una forte vocazione didattica e questo spazio però abbiamo pensato di utilizzarlo soprattutto perché le scuole lo frequentano saltuariamente, anche per il nostro progetto di ortoterapia, che è un progetto che punta a fare proprio, a prendersi cura di questa area ortiva, questo spazio, con persone in situazione di svantaggio. E che cosa succede? Praticamente in questo orto vengono fatte delle esperienze, perché non sono delle attività, sono proprio delle esperienze che vengono concordate in parte anche assieme ai ragazzi, per far crescere, per prendersi cura di ortaggi, per fare delle bordure vegetali, eccetera. Allora, la cosa importante in questo progetto, cioè la ricchezza proprio, è non solo che si utilizzino appunto spazi verdi di qualità, ma anche il fatto di lavorare a stretto contatto i ragazzi in situazioni di svantaggio con operatori che hanno questa doppia competenza. Da una parte gli educatori ambientali, che fanno un po' da veicolo per l'interpretazione e la comprensione della natura, e dall'altra parte gli educatori professionali, che sono quelli che invece accompagnano i ragazzi in questa esperienza. E a questo proposito appunto la Fondazione Villa Ghigi da ormai 5 anni ha messo in piedi tutta una serie di progetti su questi temi, proprio perché ha pensato bene che era importante far conoscere la natura più che mai a appunto persone in situazioni di svantaggio, perché la natura è un'enorme fonte di benessere, ma anche dà occasione di interazione interessante con essa e occasioni proprio di autonomia e di crescita personale. Pasquale, guarda, vai, spingi giù, mettiamo in testa alla fila che abbiamo fatto una. E quella, l'altra fila è qui. Ok, ti aiuto io? Grazie. Uno, due. Noi con la cooperativa sociale Agriverde ormai collaboriamo appunto da anni su questi progetti, e in particolare come fondazione noi abbiamo tutti una formazione scientifica, è nato proprio fortissimo questo interesse, per cui io in prima persona appunto ho frequentato anche un corso di ortoterapia presso la scuola agraria del Parco di Monza, un corso professionale, proprio per cercare il più possibile far sì che queste esperienze fossero delle esperienze interessanti, importanti e positive. Perché quel giorno la terra era bagnatissima, fangosissima, ti ricordi quella scuola?
uguale, sì. Dicevamo, boh, chissà. E invece? Noi adesso salutiamo Valentina e andiamo a seguire il lavoro dei ragazzi, andiamo a conoscerli, vediamo come stanno preparando questo orto, perché sono le fasi iniziali, come diceva Valentina, sono i momenti di pulizia, di preparazione dell'orto per la coltivazione vera e propria. Noi andiamo a seguire il loro lavoro. Andiamo. Grazie. Went out to the bus stop in Edinburgh. Went out in an English pub. Went out in a nightclub when I was 15. Little lights in my heart. Went out when I lied to my mother. Ecco, qui siamo nella zona più operativa della nostro orto, abbiamo Marinella, Andrea, c'è cioè Pasquale lì in fondo che sta anche lui lavorando, scusa, forse sto interferendo. Ecco, cosa state facendo? Allora, stiamo mettendo delle piante di fragole nel vecchio impianto di fragole, perché ne mancano alcune, e poi dopo copriamo con diciamo quello che chiamiamo pacciamatura, con cippato, sono praticamente rami che sono stati sminuzzati e che servono per mantenere il terreno privo, diciamo, per impedire alle erbacce di crescere e anche all'acqua di non evaporare troppo velocemente, e così il terreno rimane anche più umido. Quali sono le attività che generalmente fate qui nell'orto? Dunque, io e il mio amico Pasqualino è da pochi mesi, poche settimane che facciamo sto lavoro. Ma è un lavoro con la natura, in mezzo alla natura. E questo è un piccolo orticello dove noi facciamo la piantagione, dove si pianta varie specie ortobotaniche. Santoreggia, timo, rosmarino. E adesso stiamo seminando le fragole, là le patate. Tu sembri esperto comunque, ne sapevi già di orto. Sì, perché avevo fatto dei percorsi lavorativi di questo genere in passato, quindi praticamente ho ripreso tante situazioni del passato che mi sono utili per il presente, in poche parole. Poi sai, il contatto con l'aria aperta, io magari insisterò, ma a me piace moltissimo, quindi c'è sì la fatica e la concentrazione del lavoro, ma anche il desiderio di rendersi utili, di produrre qualcosa in una condizione fisica e naturale ideale. Ecco, io ho una cosa che non ho chiesto, adesso lo chiedo un po' a tutti, magari mi sai rispondere tu, Andrea, ma poi quello che si coltiva, chi è che lo consuma? Dove va a finire? Oh, devo dire, devo essere onesto, non lo so. Io penso, forse la Marinella. Persona più adatta è Teresa, perché sono loro che... Ok, adesso senza pestare le piantine ovviamente, attenzione, facciamo un salto. Ecco, allora, forse Valentina ti ha già raccontato che è un orto didattico, sì. Quindi molto spesso le cose si raccolgono e si trasformano, si mangiano fresche con i bambini nell'ambito dei programmi didattici, si fanno anche nel periodo estivo. Il Parco Villa Ghigi ospita i centri estivi, i cosiddetti centri estivi, dove i bambini vengono appunto durante l'intera settimana. Tra giugno e luglio fervono le attività nell'orto, poi si raccolgono le cose, si assaggiano, si trasformano. Per esempio i pomodori vengono raccolti e insieme alla signora Rosa, che abita alla casa qui vicino al becco, si fa la passata di pomodori insieme a lei. When we out with Uncle Ben got his tumor, we used to fish and I fish no more. Though he will not return, I know one still bugs on a fishing boat with the New Jersey shore. On a fishing boat. Come stiamo imparando quest'oggi? La natura ci guarisce, ci cura, ci dona benessere e salute, ci guarisce dai malanni ma anche dai nostri disagi, e adesso vediamo come. Every time you feel love in your heart, one dies when it moves away. We're born with millions of little lights shining in our hearts, and they die along the way till we're old and we're cold and lying in the dark. All burn out one day, all burn out one day, all.
cresciuta nell'orto e adesso ci ha accompagnato in un altro luogo magico di questo parco. Stiamo parlando di Teresa Guerra, che vedete al mio fianco, che è la responsabile tecnica della manutenzione del parco di Villa Ghigi. Ci troviamo in un luogo che ho definito magico perché qui si conserva la memoria delle piante, di essenze, di alberi da frutto. Siamo appunto nel frutteto della biodiversità, così l'avete chiamato, un progetto per conservare specie che sennò andrebbero perdute. Certo, qui si conserva memoria e soprattutto si conserva il germoplasma di alcuni alberi da frutto presenti nella nostra regione, ormai piante secolari, vetuste, in qualche caso anche già morte negli ultimi anni, e in questo spazio in qualche modo rivivono i fratelli minori, potremmo dire, di queste piante particolari. Sono una trentina di specie di alberi da frutto, una dozzina di viti, e in tutto appunto dicevo è uno scrigno di biodiversità rurale importantissimo che noi abbiamo realizzato nel 2010 in collaborazione con ARPA Emilia Romagna, che ci ha appunto chiesto di dare ospitalità a piante effettivamente uniche per la loro caratteristica. Sono suddivise in gruppi, c'è un gruppo di meli, un altro di peri, frutti minori come per esempio il biricoccolo, il susino, l'albicocco, ma tutte hanno la... in qualche modo la caratteristica di essere cultivar rare, per lo più sconosciute o comunque a alto rischio di estinzione, e in questo modo noi, il nostro lavoro è quello proprio di conservare e valorizzare questi alberi. L'attività importante che noi facciamo è quella appunto di divulgare alle scolaresche che seguono i nostri progetti didattici, ma anche ai cittadini, ai bolognesi che frequentano il parco, divulgare il valore della biodiversità rurale e dell'importanza di mantenere per le generazioni future un patrimonio, un germoplasma che altrimenti sarebbe veramente in via di estinzione. Noi a questo punto, Teresa, passiamo da questo approccio, che è un approccio, se vogliamo, più scientifico, alla memoria, una memoria storica di questi frutti, di questa biodiversità che vive proprio qui nel parco. Infatti andiamo a conoscere una persona molto speciale. Ci è venuta a trovare in questa nostra giornata dedicata alla natura la signora Rosa Calzolari, che abita all'interno del perimetro del parco di Villa Ghigi. L'abbiamo già sentita nominare nelle nostre interviste prima, quando eravamo nell'orto. Abbiamo parlato di biodiversità, ma possiamo dire che la signora Rosa è un po' la custode della memoria di questa biodiversità, perché lei si ricorda effettivamente tutte le varietà di frutti che un tempo si trovavano rigogliose e abbondanti all'interno del parco. Tantissime varietà di pere, di prugne, di ciliegie. Sì, sì, infatti tante qualità di prugne, di pere, albicocche, tante ciliegie di tante qualità, perché c'era la marasca, che è quella un po' selvatica, la vissola, c'era la vissola, non so se la conoscete. Dice anche da noi più o meno vissola. Era buona la vissola, era una bella qualità, grossa, buona, buona. Duroni, e anche li facevamo con lo zucchero e basta. Poi li lasciavamo al sole che si scioglie così. Lei è da una vita che vive all'interno del parco, quando ancora addirittura il parco non era una struttura riconosciuta, protetta. Quindi lei si ricorda... I compagni era che lavoravano, insomma. Mettevano tanti piselli, verdure, asparagi, che venivano così belli e buoni. E poi qui era una volta tutto un vigneto, questo pezzo, tutto un vigneto di uva grosso da tavola. C'era l'uva di tante qualità, c'era perfino l'uva sultanina, che si raccoglieva, si seccava, si faceva i dolci per l'inverno.
Quindi tantissime varietà e si raccoglieva, anche i bambini imparavano a riconoscere e a raccogliere. Sì, sì, si portava tutta sta roba al mercato, la roba fresca, l'uva, quelle cose lì. E poi si mangiava tutto quello che uno aveva bisogno, non si comperava. Però sì, si poteva anche fare merenda direttamente dagli alberi. Sì, sì, certo. A trattamenti nessuno, ma chi li faceva i trattamenti a quei tempi? Niente, niente. Si imparava a trasformare il prodotto della terra che veniva raccolto. E la signora Rosa, che avete visto avvicinarsi con un cestino, ci ha portato proprio alcuni prodotti della sua cucina. Perché questo è il pomodoro buono. Questo qua è il pomodoro. Buonissimo, eh? Ma è fatto con i pomodori qui di Villa Ghigi? Sì, sì. Infatti noi prima avevamo anticipato al nostro pubblico che avremmo conosciuto la signora Rosa che appunto si occupa di trasformare, di fare queste passate. Tutti i pomodorini li raccogliamo, poi dopo van bolliti, passati e poi si fa il nostro pomodoro. È buonissimo. Immagino che sia molto saporito. Poi la signora Rosa ci ha portato, io mi permetto di frugare un po' in questo cestino, ci ha portato altri vasetti. Che cos'è? Questo è la marmellata di durone, che è buona. Quindi ha una tipologia di ciliegie. Sì, ciliegie. E quindi queste le viene a raccogliere qui nel parco? O? Sì, qui l'anno scorso abbiamo riuscito a cimolarne un pochino, perché non è che si salva tanto qua, E poi delle volte ne abbiamo comperate anche. E come mai non si riesce a raccoglierle? Sì, proprio mature non si riesce, perché la gente è tanta e poi c'è chi viene proprio per prendere. Per far merenda dall'albero, come avevamo detto prima. Sì. Quindi è così. Questa è produzione di marmellata di duroni di qua. Questa qui è mulona. Mulona, cioè? Mulona. È una prugna bianca, buona, è quella che c'ha il nocciolo che si stacca. Non è una prugna, ce ne sono di quelle che è molto attaccato il nocciolo. Invece qui si aprono così, poi si mettono lì nel tegame con un po' di zucchero, poi si fanno bollire adagio adagio. Per un quarto d'ora, 20 minuti, secondo come viene denso. Comunque, tante casalinghe, io per prima ce la sogniamo, una conoscenza della frutta e delle varie varietà che lei possiede e che le è stata donata grazie al contatto con la natura. Noi grazie, la ringraziamo signora Rosa per averci raccontato delle sue memorie, di averci spiegato un po' dei frutti antichi. Adesso vediamo. E grazie per averci portato anche queste bellissime marmellate. Se volete assaggiarlo. Adesso vediamo, ci organizziamo magari, ok? Grazie. Oggi stiamo parlando di argomenti molto diversi che hanno come denominatore comune la natura. Abbiamo il piacere ora di presentarvi, di farvi conoscere il regista di quello che avviene all'interno del parco. Siamo con Mino Petazzini che è il direttore della Fondazione Villa Ghigi. Ecco, qui c'è un complesso di attività molto grande e anche la manutenzione, la gestione stessa di questo parco è un lavoro poderoso. Certo, è un lavoro poderoso che noi abbiamo iniziato una dozzina di anni fa, anche se il nostro rapporto con il Parco Villa Ghigi dura da più di 30 anni. Però da una dozzina di anni ce ne occupiamo direttamente, abbiamo la sede qui e quindi diciamo è molto più facile compiere questo lavoro che abbiamo però iniziato a compiere all'inizio degli anni 80, quando questo parco era diventato un parco comunale da pochi anni, da 5 anni, e invitando le scuole bolognesi a scoprirlo, perché questo parco è un parco anche nel panorama bolognese, che pure è ricco di parchi importanti, è un parco speciale, nel senso che è un parco che, come si vede, è vicinissimo ai viali di circonvallazione, al centro storico della città, ma nello stesso tempo si trova già in una condizione, diciamo, pienamente collinare. Quindi la città si vede, ma se uno si volta dall'altra parte, pensa e vede di essere già nella collina, nella piena collina bolognese. Quindi è un parco, prima di tutto, emblematico di questo rapporto che Bologna
unica città emiliana ha con le sue colline. Questa è stata una tenuta, diciamo, nobiliare dal 600, probabilmente anche prima. La villa è citata nei documenti nel 600, oggi ha un aspetto ottocentesco perché è stata rimaneggiata, diciamo, in quegli anni, e ha comunque la particolarità di essere appartenuta a un personaggio importante anche della cultura naturalistica italiana, Alessandro Ghigi, che è stato uno zoologo di fama e anche rettore dell'Università di Bologna. È stato uno dei precursori della protezione della natura in Italia e ha parzialmente donato questo parco all'amministrazione comunale negli anni 60, e poi l'amministrazione, dopo la sua morte, ha acquisito il resto del parco. Ecco, rimane un po', ed è rimasto pienamente, diciamo, non un po', l'obiettivo didattico. In questo parco, oltre che potersi godere il panorama bellissimo di Bologna, oltre che poter godere della rigogliosa natura, e noi abbiamo un esempio perché siamo sotto le fronde di un cedro che in pratica ci avvolge, ci abbraccia, qui si imparano delle cose, e al di là delle cose che noi abbiamo già mostrato e mostreremo nella nostra trasmissione, ci sono tante attività che vengono organizzate per portare i bolognesi qui a scoprire la natura. Certo, nel senso che fin dall'inizio noi abbiamo, soprattutto il nostro primo presidente, che si chiamava Delfino Insolera, lanciò lo slogan del parco didattico, e quindi in questo luogo sia i bambini che gli adulti possono, diciamo così, familiarizzare con gli elementi naturali che, e anche quelli, diciamo così, legati all'attività dell'uomo, che fanno parte dell'ambiente collinare bolognese. Ecco, io invito il nostro pubblico a visitare il sito di Fondazione Villa Ghigi per scoprire nel dettaglio tutte le iniziative, le tante iniziative che noi in questo spazio non possiamo per forza di cose spiegare nella loro complessità. Ci sono iniziative un po' per tutte le fasce d'età, c'è anche un'iniziativa di cui ho letto per dare la possibilità di piantare un albero all'interno del parco. È possibile questo? Sì, è una delle cose che stiamo lanciando in questo momento, nel senso che abbiamo cercato di dare la possibilità a tutti quelli che vogliono fare questo gesto. Piantare un albero è un gesto importante, sempre, no? In tutta la storia dell'umanità è sempre stato un gesto, uno dei gesti, diciamo, più importanti. E quindi hanno la possibilità di accordarsi con noi, scegliere la specie, il luogo, diciamo, offrire una somma di denaro che serve per acquistare l'albero e serve anche per seguirlo nei primi anni, e in questo modo avere poi magari un riconoscimento dentro il nostro sito, e in questo modo avere un albero che in qualche modo, no, non dico gli appartiene, però certamente è il ricordo di qualcosa di triste o di felice, ma comunque è un, diciamo così, un elemento significativo che loro hanno messo in questo luogo, che tutto sommato per la città è un luogo importante, no? In cui tutti vengono volentieri, devo dire, e magari io credo che tornano a casa anche portandosi qualcosa che magari non sapevano quando sono venuti. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Alla fine di questa giornata in mezzo al verde ci siamo accomodati anche noi nell'erba per cercare un po' di relax, e abbiamo pensato di proporvi un'altra attività salutare che si può
compiere in mezzo alla natura, su un prato, in mezzo agli alberi, in un ambiente che assolutamente gratifica gli occhi e lo spirito. Noi ci troviamo con Camilla De Concini, giusto? E Nadia Berti dell'associazione Giaia, esatto, che è un'associazione che si occupa di yoga. Quali sono le caratteristiche della, appunto, di questa associazione? Giaia è un'associazione che è nata 4 anni fa, è un progetto molto al femminile, coinvolge, diciamo, 5 donne in pianta stabile, poi ci sono molte collaborazioni anche esterne, e diciamo che tutte quante lavoriamo molto con discipline olistiche che si incentrano su il benessere del corpo, ma anche il benessere più della mente e dello spirito. Quindi ci sono 3 diverse tipologie di yoga che proponiamo alle persone, ai nostri soci, e sono lo yoga Shivananda, che viene insegnato da me, lo yoga Kundalini, che viene insegnato da Giulia Borghi e da Giuditta Pellegrini, e il Raja Yoga, che viene appunto insegnato da Nadia. Poi abbiamo una danza musicoterapista che fa lavoro sia di gruppo che individuale. E infine la presidentessa dell'associazione, nonché mia sorella, insegna danza classica indiana Bharatanatyam. L'idea è appunto di lavorare con queste discipline per poter aumentare il livello di benessere delle persone e coinvolgerle anche, essendo quasi tutte discipline orientali, in un percorso di studio che le avvicini comunque all'Oriente. Quali sono i benefici nella pratica all'esterno, in mezzo alla natura? Certo, dunque, da un punto di vista dello yoga, proprio come disciplina, indubbiamente avere la possibilità di praticare all'aperto, in un contesto libero, in un contesto di aria pulita, fresca, fuori dallo stress cittadino, soprattutto qua a Villa Ghigi, che siamo veramente abbastanza distanti e non si sente alcun rumore, aiuta la persona a calarsi in quello che è la giusta attitudine per la disciplina. Quindi si acquista in salute anche questo approccio in mezzo alla natura? Sicuramente, sicuramente, soprattutto quando poi si praticano anche delle respirazioni, o se si trova il luogo adatto e il silenzio adatto, anche un po' di meditazione, indubbiamente è ottimo. Proprio in questa stagione, nella primavera e poi nell'estate, che è una stagione dove un po' dopo l'inverno torniamo a una maggior vitalità, praticare al parco ci permette proprio di ritornare in contatto con quelli che sono anche i ritmi naturali che un po' nella vita cittadina vengono persi. Quindi ha questo plusvalore rispetto alla pratica al chiuso, che è più intima, quindi ci aiuta più nella concentrazione a volte, nel senso che al parco possono succedere tante cose, ma che ci dà meno il contatto con il mondo circostante, con la natura. Nadia, oggi noi abbiamo parlato tanto di bambini, tu in effetti ti occupi anche di yoga per bambini. Esatto, sì. Organizzo dei laboratori insieme all'associazione Giaia, li abbiamo chiamati Giaia Kids per dargli un nome così simpatico. Si tratta di laboratori o corsi, lezioni che si possono fare anche a scuola, soprattutto nelle scuole, dove si interagisce con i bambini dai 4 ai 10 anni. All'interno di questi laboratori vengono inserite delle asana, quindi delle posture yoga, ma in maniera molto giocosa, molto dolce, utilizzando delle fiabe, delle storie che vengono lette. All'interno di queste fiabe i personaggi sono proprio poi le posture, non so, il leone, la tigre, l'albero, quindi il bambino mentre ascolta la storia, che ha sempre comunque uno sfondo morale, un insegnamento, un messaggio importante, mentre ascolta si muove e ripete insieme all'istruttrice la posizione.
Dicevamo prima che tu pratichi Raja Yoga. Una seduta nel bosco come verrebbe iniziata? Allora, una seduta nel bosco o al chiuso, comunque sia, viene iniziata con una serie di esercizi di scioglimento articolare che adesso ti faccio vedere. Sono molto semplici e quindi possono essere fatti anche al di fuori di una lezione da chiunque volesse provare, e ci servono per preparare il corpo a quelle che poi sono proprio le asana, le posture. Abbiamo organizzato un ritiro per quest'estate, precisamente in Val Cavarnia, sopra il lago di Como, presso il rifugio Croce di Campo. Ci troveremo lì il 3, il 4 e il 5 luglio, sono un venerdì, un sabato e una domenica. Ci sarà la possibilità di fare i 3 giorni come solo il weekend per chi preferisse. Saremo in 2 istruttrici, ci sarò io con il Raja Yoga e la nostra amica e collega Giulia Borghi con lo Yoga Kundalini. Dato che siamo, oltre che entrambe insegnanti di yoga, anche antropologhe, tutte e due, abbiamo deciso di creare questo ritiro proprio nell'impronta dello yoga e dell'antropologia assieme. Camilla, tu invece che tipo di yoga pratichi? Il tipo di yoga che pratico si chiama Shivananda Yoga, è un tipo di Hatha Yoga tradizionale che appunto deriva dal lignaggio di Swami Shivananda, un insegnante che è vissuto, un maestro che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e che è stato uno dei primi ad aver aperto un pochino lo yoga agli occidentali. Tu come apriresti una seduta di allenamento, diciamo, all'aperto? Diciamo che in generale ogni lezione di Shivananda Yoga comincia con un momento di rilassamento in cui semplicemente ci si sdraia a terra con le gambe un po' separate, le braccia un po' discoste dal corpo in Shavasana e si comincia proprio cercando di rilassare ogni parte del corpo, come per creare un po' uno spazio bianco prima di iniziare la pratica. Poi di solito si prosegue con un lavoro di pranayama, quindi di respirazione, che quando si tratta di persone che hanno appena iniziato è più proprio sul capire come respirare. Quando invece le persone che partecipano sono un po' più avvezze alla pratica, va verso degli esercizi specifici di pranayama. Poi si passa a delle sequenze dinamiche nello spazio, appunto per riscaldarci. A volte sono anche sequenze simili ai movimenti che mostrava Nadia, se no si usano saluto al sole, altri tipi di saluto. E infine si passa attraverso le singole asana e si conclude nuovamente con un rilassamento finale e il canto del mantra. Diamo un assaggio al pubblico spiegando insieme magari un esempio di pranayama. Allora, il pranayama che andiamo a fare ora è la respirazione alternata, analoma viloma. Si pratica con Vishnu Mudra, quindi portando l'indice e il medio della mano destra al centro del palmo, ed è una respirazione in cui alternativamente si aprono e si chiudono le due narici. Cominceremo insieme chiudendo con l'anulare. Inspireremo in 4, inspiro 1, 2, 3, 4, chiudo e trattengo il respiro. È una pratica che aiuta proprio a stimolare le sinapsi tra l'emisfero destro e sinistro, aiutare quindi le connessioni a livello cerebrale, ci aiuta appunto a riequilibrare e ad aiutare il nostro corpo a utilizzare il più possibile entrambe le narici, quindi avere una maggiore efficienza anche cerebrale. Io vi ringrazio per essere state così gentili da aver portato per noi nel parco di Villa Ghigi le vostre conoscenze e le vostre abilità. Vi lascio da sole per vedere, appunto, vedervi nella pratica delle vostre discipline. Grazie.
Siamo infine giunti al termine di questa trasmissione, di questo viaggio che è stato per noi arricchissimo di spunti, di stimoli quest'oggi, e abbiamo vissuto tutto in mezzo alla natura. Speriamo che vi siate divertiti insieme a noi e che sia stata una bella ora passata in nostra compagnia. Vi invito a continuare a seguirci sempre i Paesi delle Meraviglie, sempre di lunedì sera.